Buonasera buonasera a tutti, buonasera a tutte, io sono Pietro Raitano, questa è la Centrale dell'Acqua eh, di Milano, il Museo d'impresa di MMSPA, eh, siamo immersi come, come di consueto nella nostra mostra che è impresa fare città, la mostra che racconta attraverso le opere, e sono ormai quasi 70 anni di, di MM, racconta anche la storia della città di Milano, racconta come siamo diventati, racconta... Eh, quello che possiamo diventare, quello che vogliamo diventare. Le mimose che vedete, che vedete sul tavolo sono per celebrare la giornata internazionale eh, della donna. Mimose, un gesto inventato dalla grandissima costituente Teresa Mattei, e, e le mimose sono per la professoressa Patrizia Caraveo, che è qui con noi e che ringraziamo di cuore per essere, per essere venuta alla, alla centrale. È davvero un onore poterla ospitare, professoressa, innanzitutto. Grazie, grazie dell'invito. Ho scoperto un pezzo di Milano che non conoscevo e quindi vi sono molto grato. Grazie, grazie. Sì, è il nostro sforzo far conoscere questo posto e far conoscere anche la, la, la storia che questo posto reca con sé, che è una storia di sapienza ed è quello anche di cui parleremo questa sera. In realtà, inauguriamo un ciclo all'interno del palissesto, inauguriamo un ciclo che abbiamo dedicato al cielo e mi sembra che questo sia. Il modo migliore per, per incominciare a parlarne. Ma intanto, per quanto in realtà non sia così necessario, però lasciatemi presentare la professoressa, mi corregga se sbaglio. La professoressa, intanto astrofisica di fama mondiale, e quando dico fama mondiale è esattamente così: dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Astrofisica, eh, premiata nel 2009 per i, suoi, per i suoi contributi alla comprensione delle missioni ad alta energia eh, delle stelle di neutroni eh, dal presidente della Repubblica Napolitano in persona. Nel 2021, altro premio, il premio Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica, premio che in pochi possono vantare. Nel 2014, Women in Aerospace le conferisce l'Outstanding Achievement Award, altro, altro incredibile riconoscimento internazionale, commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, fa parte del gruppo 2003 per la ricerca scientifica, del progetto 100 donne contro gli stereotipi, dentro le missioni internazionali, Integra, Swift, Agile, eh, Fermi, non so più cosa aggiungere, se non... Che tra i libri più recenti, ve li faccio vedere alcuni, ma eh, non sarebbero solo questi. Il primo, Siderius Nuncius, su cui magari spenderemo qualche parola in più, eh, pubblicato nel 2021 da, da Mondadori. Il titolo, come potete immaginare, riprende eh, Galileo Galilei. Eh, poco prima, 2019, per celebrare i 50 anni eh, dalla, dello sbarco conquistati dalla, dalla Luna, eh, per, per Raffaello Cortina. Ed è del 2018, ma in realtà il Corriere, se non ho capito male, l'ha rimandato in giro proprio recentemente, questo splendido volumetto legato appunto al Corriere della Sera che si chiama L'Universo Violento. Tre straordinari esempi di, eh, di divulgazione scientifica, anche se di tante altre cose la professoressa eh, si è occupata. Mi sono dilungato troppo, io voglio partire però con, questa, con questo elemento, professoressa, proprio all'inizio del Siderius. Eh, lei risponde a una domanda che una giornalista le fa, che le chiede com'è che inizia le sue giornate, e lei risponde dicendo: Guardo le mail per capire cosa è successo di notte mentre dormivo nel mondo dell'astrofisica. Io uso un'espressione che mi colpisce molto, l'astrofisica oggi è una scienza in tempo reale. Intanto è vero che guarda le mail tutte le mattine, così e poi che eh, cosa vuol dire che è in tempo reale? È verissimo. Che la prima cosa che faccio è guardare le mail mentre con i piedi gratto la mia gatta anche perché al mattino le apro la porta e quindi lei ha finalmente accesso al tappeto della mia camera da letto e quindi si fa grattare ma appunto come tutte le donne sono multitasking quindi faccio diverse cose contemporaneamente gratto la gatta e eh, guardo le mail yes perché quando l'amica il Giornalista mi eh, chiedeva appunto come iniziamo la giornata, um, era eh, l'inizio del 2019, e eh, era in corso un um, tecnicamente si chiama run osservativo, uh, cioè mh, stavano prendendo dati eh, gli strumenti um, gravitazionali gli interferomeni gravitazionali americano e quello eh, italiano che c'è vicino a Pisa stavano lavorando e più o meno sfornavano una o due allerte alla settimana. Eh, il, poi ci sono i vari strumenti in orbita che eh, danno allerte quando vedono i lampigamma, così, quindi mediamente... Ci sono diciamo 5-10 mail che arrivano durante la notte. Eh, quando al mattino se ne trovano 50, eh, vuol dire che c'è qualche evento particolarmente interessante. E, e quindi bisogna leggere le mail per vedere effettivamente che cosa è successo, se, ehm, perché la, cosa, eh, la ragione per la quale Uh, diciamo io e, e ovviamente tutti i miei colleghi guardiamo le mail, non è così tanto per avere l'informazione, ma perché a volte bisogna decidere uh, di attivare dei programmi di osservazione. Uh, tutti i telescopi hanno dei programmi uh, diciamo di attivazione rapida uh, che... Mh, Qualcuno deve mandare un mail, telefonare eh, dicendo è successo questa cosa, eh, bisogna fare un'osservazione, fare lo spettro e poi una volta che questi vengono fatti bisogna guardarli perché magari immediatamente si dice ah ma allora è molto interessante, allora bisogna fare qualcosa di migliore bisogna prendere un telescopio più grosso, bisogna attivare un altro programma, bisogna fare un'osservazione con il telescopio Swift, per esempio, che è un oggetto fantastico che è in grado di eh, riposizionarsi nel giro letteralmente di un minuto, quindi è una roba eh, è in orbita dal 2004, ma è un cavallo di battaglia di moltissima astronomia. Quindi eh, sì, eh, bisogna mh, essere sempre pronti, eh, anche perché, eh, voglio dire, eh, questo qui è quello che succede eh, al mattino, quindi per noi quello che è successo durante la nostra notte, eh, ma a volte, eh, diciamo, eh, gli eventi astronomici veramente interessanti sono anche un po' bastardi. Perché? Mh, in generale avvengono il venerdì sera, in modo tale che tutto il weekend è eh, occupato da queste cose. Il sabato, mh, che. Adesso si fa tutto da casa, ma eh, qualche anno fa bisognava precipitarsi in ufficio perché le connessioni veloci c'erano solo eh, dai, dai grossi centri di ricerca. E, e quindi eh, c'era uno dei miei eh, dottorandi che, che poi è diventato un giovane collega, che era uno estremamente determinato. E eh, uno lo trovava in ufficio alle tre di notte, così per l'ottimo motivo che ci andavo anch'io, eh, non è che, eh, ma eh, era considerato una cosa assolutamente normale. Se uno deve stare dietro all'evoluzione di qualche cosa di eccezionale, vabbè, eh, lo si fa. Adesso tutte queste cose. Uh, vengono fatte in remoto, uh, ovviamente si possono fare da casa, uh, cosa che uh, però vuol dire che c'è un certo numero di persone che hanno uh, i, i telefoni sempre accesi perché quelli che sono. In, um, di guardia, diciamo così, eh, fanno gli astronomi di guardia, eh, devono essere sempre pronti a rispondere. Senta, il fatto che, ci, che tutto questo accada al lunedì di Pasquetta o durante il ponte del primo maggio non vuol dire che c'è un disegno cosmico per impedire agli umani di, di 15, capire come funziona il 15 agosto, eh, certo. cioè, tutti gli eventi più interessanti ultimamente sono sempre successi d'agosto. Ah ad esempio, il 17 agosto il 2017 poi. Il 17 agosto è stata una data eh, epocale. Non è che è successo qualcosa stamattina? Stamattina le mire erano poche o, o è successo eh, così? No, no, non è, In questo momento la situazione è abbastanza calma perché i, eh, gli, eventi, eh, gli osservatori gravitazionali non sono in funzione. Li, li stanno rendendo ancora più sensibili, quindi stanno facendo tutta una serie di lavori di manutenzione. E, e quindi non ci sono eventi gravitazionali, ci sono lampigamma, ci sono eventi vari, purtroppo adesso ci sono questi eventi drammatici della guerra che ha eh, dei risvolti nello spazio. Che, eh, così eh, ai quali uno no, non penserebbe, eh, abbiamo saputo dei problemi con la stazione spaziale. Eh, che poi sono tutti, diciamo, propaganda: nessuno vuole far cadere la stazione spaziale in testa a nessuno. Ma mh, per esempio. C'è stato un grosso problema perché c'erano i satelliti della costellazione OneWeb sulla rampa di lancio a Baikonur e ehm, hanno litigato tra virgolette i gestori di OneWeb con i lanciatori eh, russi. Eh, Pensate, i russi dicevano che volevano togliere la bandiera inglese dalla, um, dalla copertura del razzo. Qual è l'importanza di quella roba lì? Eh, si trattava di un lancio previsto, già pagato, eh, lanciavano e basta, poi dicevano rompiamo il contratto. No, mh, proprio per, mh, per dire, guardate, noi siamo così importanti. Eh? hanno detto che se non cancellavano la bandiera inglese non lanciavano. A quel punto quegli altri eh, si sono arroccati sulla loro posizione, non hanno lanciato. Pazienza, voglio dire, non, ma eh, di queste cose ne succedono tutti i giorni. Una missione della quale mh, probabilmente non avete mai sentito parlare, ma che stava dando dei dati. Bellissimi, si chiama Irosita, che è una collaborazione tra Germania e Russia. Eh, noi avevamo delle collaborazioni con i tedeschi, eccetera. Viene fuori la notizia che il ministero tedesco ha ordinato di chiudere le collaborazioni con i russi. E allora questi qui hanno spento, fisicamente spento, lo strumento che è in orbita, non fa niente, aspetta che vengano tempi migliori. Ma eh, in, questi, in questi giorni purtroppo le notizie sono di questo tipo. Eh sì, anche <ride> diciamo che anche la scienza non è esente dalla, dalla follia a cui stiamo assistendo, tra l'altro massima solidarietà ai popoli che stanno soffrendo in questi giorni, sperando che tutto finisca davvero il prima possibile. Senta, sì. ehm, Torniamo al titolo del suo libro, torniamo a questi messaggeri, messaggeri celesti, appunto mm -hmm. ci Ce rifacciamo a Galileo, per lui lo strumento era facile, era il suo occhio potenziato dal, mm -hmm. da quello che inventa o migliora il suo cannocchiale, eh, però quello c'era, guardavamo gli oggetti nel, nel, nel cielo grazie alla luce insomma, che, che ci arrivava nella retina. Oggi i messaggeri sono tanti altri e ci dicono di un cielo molto più complicato rispetto a quello che conosciamo. <coughs> Allora, il, quello che ehm, è l'essenza del mio libro è dire, signori, non è che improvvisamente gli oggetti celesti si sono messi a emettere eh, radiazioni o particelle che prima non emettevano, li hanno sempre emessi solo che prima non eravamo in grado eh, di misurarli. E quindi eh, ci accontentavamo di fare eh, la, eh, le osservazioni eh, con la luce. La luce eh, è quella che noi abbiamo utilizzato dalla notte dei tempi, occhi e telescopi. Questa qui è un'immagine che eh, a me piace moltissimo, è stata eh, fatta da una famosa astrofotografa, ehm, che, eh, perché eh, questa immagine mi piace perché eh, contiene ehm, il, il messaggio della bellezza del cielo. Eh, sono Giove e Saturno che si stanno avvicinando alla grande congiunzione, l'immagine è stata presa nell'ottobre del 2020, la grande congiunzione di Giove e Saturno è avvenuta nel dicembre del 2020, siamo ehm, sulle Dolomiti, c'è una spruzzatina di neve, è appena calato il sole. Quindi eh, vediamo ancora eh, un po' di luce del tramonto, eh, si accendono le stelle e eh, Giove e Saturno giocano con le tre cime di Lavaredo. E poi ci sono due eh, esseri umani, eh, in verità sono un uomo e una donna, lei è la fotografa, Giorgia Hofer eh, con la, eh, la giacca rossa, lui è il suo fidanzato. E, ehm, secondo me ehm, simboleggiano l'umanità che guarda il cielo perché il cielo è ovviamente eh, molto scienza mh, ma è anche eh, bellezza allo, allo stato puro quindi questa è una fantastica visione del, del cielo ma quello che noi abbiamo fatto negli ultimi 60 anni, da quando abbiamo imparato a portare strumenti in orbita, è stato uh, studiare anche la luce, diciamo che al quale il nostro occhio non è visibile e che non passa attraverso l'atmosfera, perché noi vediamo quello che l'atmosfera lascia passare. E tantissima radiazione non passa uh, dall'atmosfera ed è una cosa molto positiva perché un sacco di questa radiazione fa male alle, alle nostre cellule eh, sono raggi x raggi gamma che vedete noi eh, riusciamo a ehm, studiare perché abbiamo imparato a mettere gli strumenti a bordo di satelliti. Quindi noi facciamo eh, l'astronomia a questo punto da terra e dallo spazio per poter ehm, vedere tutti i tipi di luce. Ma ehm, questo è, diciamo, i messaggeri vecchi, tra virgolette, la luce. Un messaggero noto. Poi ce ne sono tutta una serie, vedete, ce ne sono almeno altri quattro che eh, ci portano messaggi dai corpi celesti, ma so non sono luce. Quindi, vedete: sono raggi cosmici, sono i sassi celesti, meteoriti, quelli che eh, piovono dal cielo che noi andiamo a prendere sui corpi celesti sono i neutrini neutrini sono delle particelle ehm, quelli che si chiamano fantasmi dell'universo perché sono particelle neutre leggerissime che eh, proprio eh, non hanno nessuna intenzione di mh, di fare conoscenza con uh, uh, l'altra materia. Ci stanno Proprio. attraversando in maniera furibonda in questo sì, momento. Sì, in questo momento ogni centimetro del nostro corpo è attraversato da 60 miliardi di neutrini prodotti dal Sole. Non ve ne accorgete, non me ne accorgo neanche io, voglio dire lo so, ma <ride> no, la cosa ci lascia del tutto indifferenti. Eh, il, il problema mh, è, viene quando noi vogliamo a cercare di misurarli eh, perché eh, in, in un certo qual senso voi vedete eh, questi messaggeri che sono messi uno dopo l'altro e sono messi diciamo in qualche modo in ordine di tempo tra virgolette ma sono anche in ordine di difficoltà, perché man mano che noi scendiamo diventa sempre più difficile misurarli e quindi diventa sempre più difficile utilizzarli. Guardate, i raggi cosmici mh, sono particelle, quindi le particelle sono difficili da eh, vedere, ma... Eh, sono in grado di eccitare gli atomi dell'atmosfera, che poi, eh, quando si diseccitano, emettono luce. E queste qua sono le fantastiche aurore boreali. I raggi cosmici poi fanno altre cose, ma ehm, non, non sono assolutamente eh, un problema mai per gli esseri umani. Noi abbiamo il campo magnetico della Terra che ci protegge, quindi non, non preoccupatevi, i raggi cosmici sono un pezzo di fisica fondamentale molto importante. Fino a quando mh, non ci sono stati gli acceleratori, è stato dai raggi cosmici che si faceva la fisica delle particelle. Quindi è una cosa diciamo molto importante. Ci ha lavorato anche fermi, voglio dire, gli italiani hanno avuto dei risultati straordinari nei raggi cosmici. Ma poi ci sono i campioni extraterrestri. Ah, eh, quello lì è un, eh, un sasso trovato in Antartide, perché il posto migliore per andare a cercare i campioni extraterrestri è l'Antartide. Antartide distesa di ghiaccio, non c'è un sasso terrestre a pagarlo oro. Quindi tutti i sassi sono sassi celesti. Quindi una volta all'anno, nell'estate antartica, la NASA organizza da 50 anni spedizioni per andare a recuperare con tutti i crismi i, i sassi, ehm, i meteoriti che arrivano. Eh, vedete. Eh, si capisce anche che è un meteorite perché è tutto nero, perché quando arrivano nell'atmosfera vanno molto veloci e quindi si fa un guscio che eh, viene surriscaldato. Ma eh, da questi meteoriti noi andiamo a cercare tracce della formazione del sistema solare. Ci sono veramente un sacco di fisica e di astrofisica che si può fare dai meteoriti, ma eh, un altro tipo di sassi celesti sono quelli che sono stati portati dagli astronauti. Questo è un campione lunare eh, che è stato raccolto durante eh, la missione Apollo 17. Che è l'ultima missione eh, lunare della NASA nel 1972. E il presidente Biden, appena ha preso possesso dell'ufficio Vale la Casa Bianca, ha chiesto alla NASA di avere un campione di Luna. Eh, al presidente non si dice di no. Eh, naturalmente anch'io vorrei un campione di Luna, ma a me non lo danno, non è giusto. Ma comunque, questo è un ehm, proprio ehm, dai campioni di Luna, eh, è stato ottenuto un risultato straordinario. Eh, facendo, eh, diciamo, la radiografia, eh, il, la carta d'identità eh, della Luna, eh, ci si è accorti che la Luna è un pezzo di terra perché è Uh, la composizione è esattamente la stessa. Quindi questo ha uh, ribadito la teoria che la Luna si è formata a un grande impatto agli inizi del sistema solare e quindi diciamo la Terra e la Luna sono fatti della stessa sostanza, della stessa materia. Mentre per esempio i meteoriti che uh, vengono da Marte che noi sappiamo che vengono da Marte perché hanno dentro delle, delle bollicine di aria marziana, di atmosfera marziana, hanno una carta d'identità diversa. Quindi, quando diciamo che la Luna è un pezzo di terra, lo diciamo a ragion veduta, ed è un risultato che è stato reso possibile da questi campioni. Uh, poi andiamo avanti, i neutrini. Oh, I neutrini sono un pezzo di fisica difficilissimo ed è ancora più difficile misurarli. Quindi uh, se volete uh, è un po un, uh, uh, bisogna tributare molta ammirazione a un gruppo di fisici forse un po' pazzi. Che ha deciso che voleva misurare i neutrini dal Sole. Allora, c'erano due, due gruppi: un gruppo di teorici che faceva i conti quanti neutrini doveva produrre il Sole sulla base eh, delle reazioni termonucleari che eh, i neutrini. Eh, Diciamo che il Sole fa, il Sole brucia idrogeno, forma elio, in questo processo ci sono diversi modi di formare i neutrini. Però in qualsiasi modo si formino, sono tutti neutrini elettronici, cioè si formano insieme o a un elettrone o a un protone. E, um, purtroppo, come vi dicevo, la fisica delle particelle poi è, è subito complicata. Ma ehm, il problema è che ehm, i neutrini in natura esistono anche in, con diversi eh, gusti, diciamo così. Eh, C'è il neutrino che si forma insieme all'elettrone, il neutrino che si forma insieme al muone e il neutrino che si forma insieme al tauone. Mm. Cioè sono ci fidiamo, tre, ci fidiamo, tre neutrini di colore diverso. Mm? Quindi voi fate un esperimento che è capace di vedere i neutrini rossi, perché la teoria vi dice guarda che si formano i neutrini rossi. Eh, L'esperimento è di una complicazione assolutamente abissale che ho dovuto studiare per scriverlo nel libro, ma è veramente molto complicato. Um, si eh, viene fatto andare per qualche anno, vengono tirati fuori i risultati e... Eh, ci sono troppi pochi neutrini. Eh, il problema della mancanza dei neutrini dal Sole. Ah, ehm, inizia un po' un tira e molla perché quelli che facevano i conti dicevano i nostri conti sono giusti, forse è il tuo strumento che non funziona. Quelli strumentali dicevano è vero che è estremamente complicato il nostro lavoro. Però ti garantisco che io sono convinto di avere ragione. Eh, sono convinto che non ho eh, fatto errori. Questo tiramoli è andato avanti 30 anni. Eh, fino a quando è venuto un altro esperimento fatto eh, da un altro gruppo mh, con una tecnica diversa che sancisce la mancanza di neutrini dal Sole. Allora il problema è dove diavolo vanno i neutrini e, eh, e quindi questo ha fatto partire una ricerca di fisica fondamentale a seguito della quale si è scoperto che i neutrini sono mutevoli, eh, nel senso che sono in grado, la famosa oscillazione dei neutrini, possono oscillare e diventare un altro tipo. Quindi uno aspetta di vedere i neutrini rossi e durante il viaggio metà dei neutrini diventano verdi. Eh, eh, se tu non lo sai, ciccia bubù. Eh, e quindi questo qui sono i cosi che succedono con i neutrini. Ma uno dice vedere i neutrini è difficile, però vedere le onde gravitazionali è molto più difficile. Molto, ci sono voluti 50 anni di sforzi strumentali, quindi di, di tecnologia sempre più complicata per riuscire a vederle. Ci siamo ci sono riusciti nel 2015, esattamente 100 anni dopo la pubblicazione della teoria della relatività generale, che è quella che... Prevede l'esistenza delle onde gravitazionali. Quindi questo per dire che cosa cerco io nei mail al mattino. Eh? Perché magari all'epoca c'era, è, eh, è stata vista un'onda gravitazionale così e così. Um, adesso, per esempio, um, ogni tanto c'è, è stato visto un neutrino che potrebbe essere interessante. Verissimo, eh? perché poi bisogna andare a vedere, magari viene da qualche oggetto celeste strano, eccetera. Ma questo qui è l'astrofisica la, uh, in tempo reale. Um, bisogna essere sempre pronti a um, reagire, a decidere uh, che cosa fare. E ovviamente um, è uh, il bello della diretta, <ride> certo? Esattamente. <ride> Sentami. Mi fa piacere poter ricordare che proprio la Centrale dell'Acqua ha visitato due rivelatori, uno di neutrini, quello che si sta costruendo a largo di Capopassero, uh -huh. KM3Net, eh, che è un esperimento che è fatto anche dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E poi siamo stati a Virgo, a Cascina, appunto uh -huh. al, eh, lì vicino a Pisa, dove, dove si rivelano le onde gravitazionali, un altro impianto veramente eh, incredibile. Eh, senta, ci sono due, eh, due cose che mi colpiscono particolarmente, lo spiega bene in universo violento, questa nuova astronomia, non so se chiamarla così, uh -huh. l'astronomia gamma, insomma il cielo, il cielo di questa natura, svelaci, ci racconta, il primo elemento è questo, ci racconta di, eh, come dire, di fenomeni e di oggetti che vanno al di là di ogni nostra immaginazione, buchi neri che hanno masse miliardi di volte quella del Sole, eh, stelle che si, che si scontrano, insomma... Eh, eventi veramente impressionanti l'altra cosa è che c'è proprio un nuovo tipo di, di collaborazione per cui qualcuno segnala che c'è un'onda gravitazionale e tutti posizionano il più possibile i loro strumenti per vedere il meglio la cosa veramente divertente appunto è quando è successo nel 2017 che non so se ce l'ho qua eh, adesso ce lo racconta cosa sono quelle due quelle allora affane. queste due palline sono, sono uh, grandi queste palline queste due palline sono degli oggetti compatti eh, che ehm, sono il resto dell'evoluzione di stelle molto più grandi del sole eh, questi oggetti possono essere quelli che si chiamano stelle di neutroni che hanno una uh, massa più o meno simile a quella del Sole, ma hanno un, uh, dimensioni che sono più piccole di quelle di Milano. Quindi sono degli oggetti terribilmente compatti. Uh, e, uh, lei deve pensare che il Sole ha un raggio di 750.000 km, questi qui hanno un raggio di 12 km. Mm? Quindi proprio un compattamento terrificante. Ma sono ancora materia normale, sono ancora oggetti che in qualche modo uno può vedere, studiare, eccetera. Eh, invece se le masse in gioco sono più grandi, ehm, la, ehm, il resto di una stella che esplode non è più una stella di neutroni, ma è un buco nero. E il buco nero ha massa, perché la massa... Eh, del resto della stella è tutta dentro lì, ma non ha più una superficie e ehm, non si può vedere un buco nero. E perché il buco nero non puoi mettere niente verso di noi, è tutto circoscritto, è tutto chiuso in se stesso. Quindi questi qui eh, sono per la maggior parte dei casi sistemi binari fatti da due buchi neri, che eh, quando eh, girano uno intorno all'altro, quello che i fisici dicono, perturbano lo spazio-tempo, cioè fanno rumore in un certo qual senso nello spazio. Um, e quindi emettono queste uh, onde gravitazionali. Quelle sono quelle che vediamo, quelle sì. sono perturbazioni dello spazio-tempo, sono le onde che abbiamo sì, rivelato. Eh, quando questi due oggetti vanno troppo vicini e si uniscono, a quel punto c'è un momento di massima emissione di onde gravitazionali, che è eh, questa, questa roba qua, questo, questo segnale. Che è eh, l'arrivo di un'onda gravitazionale. Tra l'altro, questa qui è un'onda gravitazionale molto, molto forte eh, nel genere onde gravitazionali. E eh, la cosa incredibile è che eh, questo affare qui, questo qui è il tempo in secondi. Quindi vedete che succede tutto nel corso di 0,2 secondi. Quest'onda ha viaggiato per 1,5 miliardi di anni per arrivare fino agli, agli strumenti e poi, fum, passa in 0,2 secondi. Se la prendete bene, se non la prendete bene lo stesso, perché non, non si ripeterà. Poi magari ce n'è un altro dopo una settimana, ecco, ma non si ripeterà. Quindi sono oggetti... Eh, Ovviamente, molto, molto fanno pensare, fanno sognare, eccetera. Questo qua è eh, ecco, questo qui è quello che succede nel, in tempo reale. vede Ci sono due buchi neri che blup, diventano uno, perché ripeto, sono 0,2 secondi, è una cosa assolutamente incredibile. Eh, noi di queste onde gravitazionali adesso ne, abbiamo, ne conosciamo 90, ne abbiamo misurate 90 e eh, niente, è questo qui è, è quello che ho sì, è quello ho che si vede in alto appunto, mm. ah, no, questo è sempre lì. No, queste sono tutte e due là, no? mentre Virgo è, è molto simile. Sono degli oggetti che non, non assomigliano a un telescopio, ecco, sono due mh, bracci di tra 3 e 4 chilometri virgo e 3 chilometri laigo e 4, dove scorre un raggio laser di potenza che è quello che deve dire se un braccio si è allungato un pochino rispetto all'altro. È una, una misura difficilissima, è veramente difficilissima, perché questi oggetti qui, virgo, che è nel a Cascina, quindi, nell'entroterra nell toscano, eh, sente le onde del mare, letteralmente. Quindi devono essere eh, i, i rivelatori, devono essere isolati da tutti i borbotti della terra, dall'autostrada, dal treno, tutta, tutto quello che succede sulla superficie della Terra. È infinitamente più potente che non le onde gravitazionali. Senta, posso farla deviare <ride> neanche fosse una, una massa solare. Certo. Eh, in realtà, perché oggi la giornata mondiale internazionale della donna, c'è un, una storia che va raccontata sul ruolo delle donne in astrofisica, un ruolo che molto spesso è stato eh, fondamentale, ma occultato, non, non raccontato e che solo recentemente in qualche modo viene, eh, viene finalmente svelato, dal, dal famoso harem di, di Cambridge, di, di Pickering, fino ai, ai grandi risultati, e a dei Nobel che non, che, non sono stati, che non sono stati poi di fatto assegnati, come nel caso della scoperta delle, delle stelle pulsanti, i uh -huh. cosiddetti Pulsar. Ah, vabbè, questo qui è, nel libro io parlo molto del contributo um, noto o non noto di, di donne. Per esempio, questo qui eh, non è eh, il circolo del taglio e cucito, eh, ma è quello che si chiama, giusto appunto, l'AREM di eh, Pickering. Pickering è un uh, uh, mitico direttore del, eh, dell'osservatorio di Harvard siamo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento e queste signore stanno esaminando lastre che sono state prese al telescopio da mh, colleghi maschi le donne non potevano eh, accedere ai telescopi e venivano utilizzate per fare l'analisi delle lastre. Perché venivano utilizzate le donne? Perché si potevano pagare di meno. Hm? Semplicissimo. Facile come adesso, peraltro. Esatto. Eh? Sì, è molto diverso. Cioè, voglio dire, eh, erano forza lavoro, erano qualificate, perché erano tutte persone che avevano fatto i college femminili, perché ovviamente le ragazze non potevano andare, per esempio, all'Università di Harvard. Um, ma uh, venivano prese a lavorare e alcune di queste signore hanno, fatto del, hanno dato dei contributi straordinari alla storia dell'astronomia. Per esempio, quella lì è Annie Cannon, che è la signora che ha, ha inventato il sistema di classificazione delle stelle. Quando gli studenti studiano che ci sono le stelle O, B, F, K, il Sole è una stella G, stanno utilizzando il sistema di classificazione che è stato messo a punto da questa signora. Secondo Pickering, nessuno era più bravo di Miss Cannon a classificare le stelle. Quindi questa uh, Miss Cannon è stata, diciamo, pagata uh, su fondi dell'osservatorio e gli è stata data la cattedra a Harvard quando aveva 75 anni. Mm? Ci hanno pensato a lungo prima di riconoscerla. Quest'altra invece è Henrietta Leavitt, che uh, è la signora che ha... Uh, inventato uh, il modo di uh, misurare la distanza delle galassie usando certi tipi di stelle variabili che si comportano in un certo modo um, è diciamo uno dei contributi veramente più importanti perché ha permesso a gente come Hubble di rendersi conto che l'universo si espande uh, eccetera ma eh, il, la legge mh, che lei ha scoperto che lega il periodo di variazione delle stelle con la loro luminosità si chiama legge periodo luminosità, non si chiama legge di Levit, per esempio. Così come la classificazione stellare si chiama classificazione stellare, non si chiama classificazione di Cannon mentre eh, il diagramma, eh, della, la classificazione delle galassie che ha fatto Hubble. Si chiama classificazione di Hubble. Eh, il, il diagramma di, ehm, di, di come si dispongono le stelle in funzione della loro luminosità si chiama diagramma di Hertzsprung-Russell, da, dalle persone che l'hanno fatto. E invece, nel caso di queste signore che hanno dato dei contributi, ma mh, dire fondamentali è poco, non c'è nessun tipo di memoria storica, riconoscimento. Però adesso vi voglio parlare di una persona della quale voi sicuramente non avete mai sentito nominare, neanche lontanamente, Nancy Roman, che è la donna dietro il, tutto il programma eh, scientifico della NASA. Questa signora voleva fare il professore d'università si è resa conto che avrebbe avuto difficoltà enormi a trovare un posto all'università eh, perché vedeva che c'erano solo maschi, femmine non ne volevano e allora quando la NASA ha fatto un bando dicendo che voleva degli astrofisici per mettere su un ufficio, eh, lei ha detto mm, Uh, non farò più ricerca, ma potrò contribuire alla ricerca degli altri, potrò influire sulla ricerca nei prossimi decenni. E quindi lei è eh, la signora dietro a tutte le eh, prime missioni della NASA ed è lei dietro, la signora, dietro questi telescopi della conquista dell'invisibile. Eh, è nota, um, diciamo, sui media per essere la mamma di Hubble Space Telescope. Hubble Space Telescope è uno dei telescopi più iconici della NASA ed è stata lei che ha convinto il congresso a cacciare i soldi eh, necessari per costruire Hubble Space Telescope. Che voglio dire, è molto performante, molto bello, molto, tutto quello che volete, ma mh, è, è anche caro. È stato anche uno strumento eh, che poi vale tutto quello che è stato speso, per carità. Ma quindi, vedete, eh, lei è diventata un personaggio dell'ego. Che vi dice qualcosa quando tu diventi un personaggio dell'ego. Quasi meglio di un Nobel, mi dice. <ride> vuol dire che, che sei diventata qualcuno Beh, a lei dedicheranno ecco lei. se non ricordo male il a prossimo. lei dedicano ecco. questo uh, questo nuovo telescopio della NASA che diventa il Nancy Roman ma poi se vogliamo andare avanti guardate questa bella foto di questa signora uh, che sta smanettando sul piano focale di un telescopio lei è Vera Rubin mm, uh, che uh, Aveva deciso, cioè, madre di quattro figli. Cioè, una, una donna che aveva un certo numero di cose da fare, ma che era molto interessata all'astronomia, e a um, si è messa a studiare come girano le galassie mh, perché pensava che fosse un argomento interessante ma tranquillo, perché aveva iniziato la sua carriera a fare delle misure che erano state molto contestate e allora si era un po' stufata di essere sempre presa di mira così e quindi ha detto adesso mi metto in un angolino, faccio queste cose eh, eh, con questo strumento aveva un socio ingegnere che metteva faceva degli, degli strumenti che le permettevano di fare le misure che voleva lei eccetera e ovviamente ha scoperto uh, una delle robe più sensazionali uh, di questo secolo che è l'esistenza della materia oscura cioè ha visto che le galassie girano troppo in fretta e, e quindi la materia della quale sono fatte Diciamo la materia che emette radiazione e che noi possiamo misurare è vastamente troppo poca. Le galassie dovrebbero dissolversi, girano talmente in fretta che dovrebbero dissolversi. Non si dissolvono, quindi vuol dire che c'è della materia che c'è ma non si vede. È la famosa materia oscura e quindi eh, è lei... tanta, che è il 95%, se non ricordo male. Della sì, è tantissima. Vedete? E adesso a lei dedicano questo osservatorio che eh, deve appunto studiare la materia oscura, ehm, che è eh, in corso di eh, stanno finendolo in, in Cile. Quindi eh, sono due esempi di signore che hanno avuto eh, dei grandi risultati e poche gratificazioni mm, eh, vengono gratificate adesso che ehm, non ci sono più. Invece eh, questa è eh, un bellissimo esempio che io uso sempre. Eh, è una dottoranda che eh, utilizzando per la prima volta un nuovo radiotelescopio scopre che ci sono delle sorgenti celesti che fanno bip 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 più o meno ogni secondo la cosa assolutamente inaspettata inspiegabile eh, tant'è vero che ecco vedete questa qua è la sorgente celeste che fa bip 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 um, 28 novembre 67 e eh, Diciamo prima, pensano che siano extraterrestri. Ha detto: Abbiamo trovato segnale degli extraterrestri. È una roba più, più facile di così. Poi, però, ne trovano tre o quattro in diverse parti della galassia. Con del, dei periodi un po' diversi, sempre rapidissimi, e allora dicono: Vabbè, non ci saranno mica tutti gli extraterrestri che si mettono a parlare con noi in questo modo. E quindi decidono che devono essere degli oggetti celesti tranquilli. Eh, è una scoperta epocale, mh, effettivamente. Mh, grandissimi fisici avevano previsto l'esistenza di, di queste stelle, sono stelle di neutroni um, e, e quindi uh, è un risultato da Nobel, mm? solo che il Nobel uh, lo prende il suo professore. Uh, um, a lei non dicono neanche arrivederci, e grazie, ecco, uh, è, è veramente una storia incredibile. Lei però poi ha fatto la sua tranquilla carriera così non, non si è mh, risentita in modo evidente di questa cosa e nel 2018 per i 50 anni della scoperta dei Pulsar le è stato dato il Breakthrough Prize che è questo premio finanziato da questo magnate eh, americano ma di origine russa Yuri Milner che, ehm, che pensa eh, che insomma bisogna rendere attraenti gli scienziati e quindi ehm, ha messo un po' dei, dei suoi sudati risparmi diciamo così ehm, per fare dei premi consistenti il Breakthrough Prize è 3 milioni di dollari hm? che è, quindi è tre volte il premio Nobel per, per voler andare su pratico. Eh, lei, a lei è stato dato per questo grandissimo contributo e lei ha interamente devoluto tutta la cifra per fare una fondazione per aiutare eh, a eh, diciamo studenti in difficoltà. Quindi ragazze e eh, studenti che vengono da minoranze etniche di qualsiasi tipo che eh, hanno difficoltà, problemi a pagarsi gli studi. Quindi, voglio dire, è un fantastico esempio di eh, una grandissima donna che ha avuto risultati eh, bellissimi. Lei aveva capito che il risultato era bellissimo, ma mh, voglio dire, mh, ha visto il premio Nobel che le passava sotto il naso e, e non se, apparentemente non si è neanche arrabbiata. Um, ha detto, sì, vabbè, ma io ero una studentessa, forse non era il caso di dare il premio Nobel a una studentessa, palle, perché vent'anni <ride> dopo... Vent'anni dopo viene eh, fatto un altro passo avanti molto importante, sempre eh, nello studio delle stelle di neutroni. Questa volta viene fatto da un dottorando Russell Hulse che eh, sta lavorando ad Arecibo, si rende conto di aver visto qualcosa di potenzialmente interessante. Telefona con il ponte radio perché erano gli anni '70, non c'erano i telefoni, i cellulari, le linee di terra potenti, eccetera. Con un ponte radio da Recibo, che è nell'isola di Porto Rico. Telefona al, al suo capo, al suo professore, che è all'Università di Cornell a New York. Gli dice: Forse ho trovato un pulsare in un sistema binario. quello Joe Taylor, il professore, dice: Non ho capito niente, ma ho capito che poteva essere importante. Quindi sale sul primo aereo il mattino dopo parte, va a Porto Rico a vedere che cosa sta succedendo, e effettivamente tirano fuori un risultato straordinario. Questa volta, però, il premio Nobel lo danno a tutte e due lo danno al, uh, al professore e al dottorando. Mm? Quindi sono passati vent'anni, forse è cambiata uh, il modo di apprezzare il lavoro del dottorando o forse il dottorando era un maschietto, che ne so, ma comunque sta di fatto che... Una volta uh, alla, alla studentessa il premio Nobel non è stato dato, mentre vent'anni dopo allo studente sì. Forse il tempo non è passato in vano. Mettiamola così. Questo è certo, anche se c'è da dire. E che... poi, dai, però, finiamo eccolo, eccolo con il qua. fatto che nel, 2000, nel 2020, finalmente. Eh, la prima astronoma prende il premio Nobel. Allora, il premio Nobel, io ho scritto molte volte che non è per donne, perché eh, sono pochissime le donne che sono state insignite del premio Nobel. Per la fisica, diciamo, ma anche della chimica. Per la fisica, per la chimica, sono veramente pochissime. In fisica sono quattro, dall'inizio dall del Novecento, quando è iniziato il premio Nobel, ad oggi. E la, la quarta, che uh, si chiama Andrea Goetz, questa signora è anche la prima astronoma. Quindi, uh, voglio dire, è uh, una, un buon segnale. Ecco, se poi continueranno non lo sappiamo, ma è un buon segnale. Mm, le, le astronome finalmente... Possono dire di eh, avere un, un modello, una, una collega che ha preso il premio Nobel. Senta, ahimè, il nostro tempo è veramente tirannissimo, però vorrei uh -huh. eh, rievocare eh, Geminga o Geminga, come devo chiamarlo, insomma, quel, quel meraviglioso esempio che ci permette anche di, di ricordare lo straordinario Nanni Bignami, eh, uh -huh. di appunto di guardare al cielo con tutti gli strumenti disponibili per spiegare un fenomeno che fino ad allora eh, non, non si comprendeva, appunto non c'era, Geminga, come, uh -huh. come, come avete detto. Eh, eh, sai, Geminga è una storia bella. E peraltro 50 anni fa, nel 72. Che, in eh, inizia 50 anni fa, eccola qui, dai, vi faccio vedere due, due immagini. Eh, eh, questa qui sono io che punto verso Geminga, eh, quella Lui. lì è, sì, è, è quell'oggetto lì. Geminga è eh, una, una sorgente gamma nella costellazione dei gemelli. Quindi, Geminga, questa è l'origine. Uh, uh, eh, il, il nome eh, gliel'ha dato Nanni. Eh, che amava molto giocare con le parole, eh, eccetera. Questo Geminga, letto uh, con, uh, alla tedesca, diventa Geminga perché i tedeschi, eh, G e C, la pronunciano sempre duri. E, e quindi Geminga. Uh, ovviamente, a uh, 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 un milanese, a uh, un lombardo, chiaramente vuol dire perché. Perché perché ci sono voluti vent'anni per capire cosa diavolo ci fosse dietro questa sorgente. C'era uh, un segnale, ma non si capiva cosa fosse. C'era un segnale gamma, ma non si capiva da dove venisse. E quindi anche lì uh, abbiamo dovuto fare, uh, d'ogni bassezza, diciamo così. Uh, per riuscire a capirlo, uh, abbiamo dovuto passare dagli strumenti X, gli strumenti ottici, abbiamo dovuto cercare di, di fare uh, moltissimi, mh, diciamo, angoli di attacco per riuscire ad arrivare a risolvere la, la cosa. Ma uh, l'immagine più bella di Gaminga, quella più. Così eh, più vicina a, al mio cuore è questa, che è presa dall'osservatorio XMM Newton, che eh, era stato fatto in parte in Italia, eh, lanciato nel 1999. Ehm, noi avevamo diritto a tempo di osservazione e abbiamo chiesto di osservare Geminga. Eh, non sapevamo bene che cosa avremmo trovato, ma abbiamo dato fiducia alla sorgente. La sorgente non ci ha deluso perché ha dimostrato di avere queste strane codine. Quelle, quelle due codine che vedete dietro eh, sono quello che la sorgente, che eh, è una stella di neutroni che si sta muovendo molto velocemente nel mezzo interstellare, si lascia dietro. È una specie di sassolini di pollicino, sono ehm, elettroni e positroni che la, la sorgente si è eh, lasciata dietro e che emettono radiazione X. Questa, questo risultato, quando è venuto fuori nel 2003, eh, era la prima volta che eh, si vedeva una cosa del genere da una stella di neutroni. Era estremamente interessante, evocativo, eccetera, e quindi, per esempio, è stato um, molto um, accolto con grande attenzione. Vedete, eh, va sulla prima pagina di questo giornale di fisica divulgativa inglese, ma ancora di più va: eh, questa qui è una foto. Artistica del, degli specchi di XMM, che sono dei cilindri coperti d'oro, che sono stati fatti tra l'altro in Italia, vicino a Lecco, ehm, perché eh, l'editore eh, della rivista Science, eh, che aveva accettato di pubblicare il nostro lavoro, ci chiede avete un'immagine che eh, noi vorremmo dedicare al vostro lavoro la copertina quindi mm, abbiamo cercato variamente delle soluzioni e alla, poi al, al, ai grafici è piaciuta questa quindi eh, questa, questa immagine c'era scritto collegata al lavoro di e eh, il lavoro era il mio nome era il primo del lavoro. Mm? Mm. <ride> e eh, questa è quando quando uno va sulla copertina di un giornale così, la cosa non passa inosservata. E quindi ci sono, diciamo così, dei danni collaterali perché eh, vedete, io ho ricevuto questa bellissima lettera Vedete, 21 novembre 2003, dove mi viene detto, vedete, io sono Mister Pia Caraveo, ovviamente, che sono stata nominata uomo dell'anno. Fantastico, fantastico! Pochi, poche, donne possono dire di essere state nominate uomo dell'anno. Eh? <ride> eh, eh, e io lo fui, modestamente, a <ride> oh, signori si nasce, io lo nacqui, modestamente. Fantastico, fantastico. E quindi vedete le cose strane che mi ha uh, prodotto Geminga, ma però voglio dire, ha anche prodotto il Premio Nazionale Presidente della Repubblica, e, e qua finiamo appunto. Quando mi è stato dato il premio, vedete, sono io che brindo con Napolitano e c'è anche mio marito e Giovanni Bigname, e eravamo tutti insieme al Quirinale. Grandissimo. Senta, io però le voglio rubare un altro minuto. Posso, professoressa? Perché certo. ha dedicato un libro a, alla conquista reciproca della Luna, alla Luna uh -huh. sugli uomini, gli uomini sulla Luna, però adesso, eh, come dire, parliamo dei viaggi su Marte. Allora in maniera... Telegrafica, perché io so che lei ha una posizione, perché andare su Marte e non tornare sulla Luna, posto che il bambino che andrà su Marte, come disse un tale, è già nato? Perché sulla Luna ci siamo già stati, <ride> e mentre l'esplorazione tu la vuoi fare verso qualche cosa dove non sei ancora stato. Certo, andare su Marte è molto più complicato che andare sulla Luna. Non è che andare sulla Luna sia proprio una passeggiata, eh? ma eh, andare su Marte è decisamente più complicato, però in qualche modo io penserei che avrebbe più la, la spinta verso, verso veramente l'ignoto. Sulla Luna sono sicura che ci si impantana e si rimane lì perché poi alla fine i soldi sono quello che sono, eh, se tutte le risorse vengono spese per andare sulla Luna, che per carità è importante, poi sicuramente uno dice si possono trovare delle risorse, la space economy, tutte cose verissime, eccetera, ma poi alla fine eh, ha dei costi molto significativi e eh, a quel punto... Ah, su Marte non ci si arriva la più la frontiera più lontana <ride> no. grazie di cuore alla professoressa Patrizia Caraveo davvero facciamo un applauso è stato un onore, un piacere averla con noi poterla, poterla ascoltare grazie a tutti voi che, che ci avete seguito anche a tutte le persone che ci hanno seguito da casa, è stato molto, molto prezioso i soliti minuti consueti che vi rubo per ricordarvi domani altro appuntamento si torna a parlare delle parole per dirlo di come si racconta ahimè, il dramma del cambiamento climatico con Fabio De Otto e il suo libro L'altro mondo, poi saltiamo alla prossima settimana quando cambiamo sguardo, ma in realtà, come sapete, in una visione coerente e omogenea del lavoro che stiamo facendo, avremo ospite eh, il direttore della Pinacoteca di Brera, James Bradburn, per parlare del, del senso del museo, del museo di comunità e perché dobbiamo curarci anche di luoghi appunto Ehm, come questi, per rimanere in ogni caso sempre aggiornati, ci sono i nostri social, c'è la nostra eh, newsletter a cui invito a iscrivervi. Grazie ancora a tutti e buona serata. Grazie davvero.